maggior parte di cover che io ho le ho prese dal cinese, insomma. Poi abbiamo questa qua, questa invece l'ho presa su AliExpress, sempre animalosa con il coniglio, questa l'avete già vista nel video del video haul di AliExpress di Moschino con il conigliettino. Poi abbiamo questa qui di Rilakkuma che mi ha regalato la fidanzata di mio fratello e anche questa è un amore, veramente veramente carina con questo orsacchiottino di Rilakkuma, è veramente carina. E poi la cosa bella di queste è che è vero, davanti non parano molto, però comunque quando ti casca il telefono rimbalza, cioè, quindi comunque anche come protezioni sono abbastanza valide. Questa penso che la terrò ora. Sì. Poi, sempre animalosa, ho questa, che è, questa è una di quelle che mi piace meno. È questa qua, sempre con questa cosa un po' kawaii. Kawaii, sì, penso così. Ed è questa sorta di non, cangurino, panda, non so cosa sia. L'unica pecca è questa che è veramente troppo morbida, quindi la maggior parte delle volte io mi ritrovo il telefono senza cover e la cover è sciolta per la borsa, chissà dove. Quindi queste erano quelle un pochino più animalose. Passiamo alle cover, quelle morbide, quindi in silicone, quelle proprio morbide, morbide, e abbiamo questa. Questa che sono della Love My Time ed è questa fucsia che mi avete visto anche nel video delle 100 domande. Questa qua che c'ha il pippolino qua in rilievo è uguale, ce l'ho gialla. Questa mia mamma penso che me l'ha presa all'Unieuro se non sbaglio, c'era un'offerta, anche gialla è molto carina, molto estiva. Quindi queste. E poi sempre di morbida ho questa che c'è scritto Kickerland, ma non so che marca sia. Questa me l'ha sempre regalata la fidanzata di mio fratello ed è questa rossa fatta a borsettina, quindi con la catenina. Vedete? Molto molto carina anche questa perché ha diciamo i bordini e quindi comunque il telefono è abbastanza riparato. E poi passiamo a quelle rigide, che non ve le farò vedere indossate perché insomma sono un pochino più complicate da togliere. Allora, c'è cioè, come prima, questa è stata la mia prima cover che ho comprato, non è proprio rigida, è di quelle non proprio morbidissima, ma nemmeno durissime, di quelle tipo plastica gommata, non lo so. E questa è stata la mia prima cover che ho comprato, proprio così, la prima che ho trovato, l'ho presa solo per averci un riparo dal telefono. Comunque è molto molto carina, peccato che sia un po' scolorita, prima era un colore un pochino più vivace. Questa. Poi abbiamo questa qua, che è questo fucsia sparaflesciato, veramente un fucsia fotonico questo, con il fiocchino dietro, fatta qua di lato ha il buchino per le cose e poi sotto e sopra è forata, quindi è normalissima. Peccato questo qui scivola molto, infatti l'altro giorno ce l'avevo e mi è partito il telefono perché è veramente molto scivolosa, essendo molto liscia. E questa l'ho presa su Meaning the Box. Poi abbiamo questa, che anche questa sia un po' sporca, andrebbe pulita, non so nemmeno se viene. Questa, anche questa l'ho presa su Meaning the Box e l'ha presi perché questa è la cover uguale a quella che ha Serena van der Woodsen in Gossip Girl. E quindi mi piaceva un sacco e l'ho presa. Poi abbiamo questa. Questa me l'ha comprata Christian tantissimo tempo fa a Lucca, è verde metallizzata con il buchino qua della melina, anche qui sopra e sotto è vuota e qua uguale allo spazio naturalmente per il volume e il tasto del silenzioso. Poi abbiamo questa che avete sempre visto sul video di AliExpress di Biancaneve con la mela, con le mani così che ci viene fuori la melina della Apple. Poi abbiamo sempre un'altra di Meaning the Box che mi si è rotta. Vedete questo cosino qua. Comunque questo mi si è troncato. Comunque è questa qua con dietro tutti i monumenti. C'è la Statua della Libertà, la Torre Eiffel, la macchina d'epoca, l'Arco di Trionfo. Insomma, tutti i monumenti un pochino più importanti o comunque più popolari.
Poi abbiamo questa qua, che anche questa me la compro Christian, ma l'ho usata veramente poco. E questa qua. Mi sembrava strano come fosse ancora partito nulla. Vabbè, questa con tutta fatta leopardata, bianca e fucsia. Poi c'è questa che mi piace un sacco. L'unica pecca è che anche questa sono quelle fatte che qui sono veramente finissime, quindi si spaccano, cioè una cosa veramente facilissima romperle. Ed è questa qui con tutti i gufini, cioè il gufetto con gli occhiali, questo qui che canta, questo qui mezzo rincioccito, il pirata, questo che ascolta la musica, gli innamorati, ed è troppo troppo bellina. Abbiamo questa e anche quella con Goofy sempre su Meet in the Box. Anche questa sempre su Meet in the Box, questa mi piace un sacco. Tutte le perline, tutti gli Swarovski, vedete? Molto molto carina. L'unica pecca, ve l'ho detto, è che sono difficili da allevare queste. Poi abbiamo questa che comprai da Tally Whale, sì. Sempre cioè semplicissima, insomma, con tutti gli Swarovski, il cuoricino e il coniglietto. Poi abbiamo questa che è peccato, anche questa l'ho distrutta, veramente distrutta. Vedete, qua è completamente rotta e anche qua si è spezzata. Ed è questa qua insomma, della ragazza con l'orecchino di perle, perché, di perla. Praticamente io andai con la scuola a Bologna a vedere questo quadro, perché appunto. C'era questa mostra dove facevano vedere questo quadro, bellissimo tra l'altro, visto dal vivo, veramente fantastico. E comprai appunto la cover, che però l'ho usata talmente tanto che mi si è distrutta. Poi abbiamo questa penso anche è una delle prime cover che ho comprato, l'ho presa da Strassa & Co, che è un negozio qui vicino Pisa. Ed è questa con tutti i glitter verdi. E poi abbiamo questa che è un'altra delle mie preferite, sempre presa su Meet in the Box. È questa qua con questo gattino marrone con il fiocchettino e il brillantino sulla codina, che fa tra l'altro anche un cuoricino. E poi la cosa ganza è dentro perché ha questa praticamente sorta di pellicola un pochino pelosina, di modo tale che comunque anche la parte dietro del telefono sta morbida e non sta, Madonna quanto è sporco. E sta morbida e non sta sul rigido, che magari basta che c'entri un briciolino e si sgraffia ancora di più, anche se c'è la pellicola, però insomma, queste. E poi invece passiamo all'ultima categoria delle mie cover, che sono quelle chiuse. Allora, abbiamo questa qua di Hello Kitty, che penso anche questa avrete già visto in qualche video, ed è questa qua. Questa mi piace un sacco, non tanto perché è di Hello Kitty, ma perché copre tutto il telefono, quindi sia davanti che dietro, vedete? Dietro è semplicissima bianca con la scritta Hello Kitty, invece davanti ha tutta la parte con il fiocchettino e l'orecchio praticamente funge da premi tastino del blocco, via. Ed è ganza perché alla fine basta che alzate questo, sfilate il telefono e siete a posto, senza dover stare lì a spaccarvi le unghie. Come le altre. Poi abbiamo questa che l'ha presa dalla Maison du Monde, anche questa non la faccio vedere perché è dentro comunque rigida, ed è questa qua con scritto London, c'è anche il portafoglio se non sbaglio, uguale dorata, Piccadilly Line, con tutte le borsettine, le macchinine, tutte le cosine di Londra, le scarpine, London Shopping Addicted, c'è scritto. E dentro qui naturalmente ha la calamitina che si apre. E qua c'ha la cover semplicissima nera, sempre rigida. Poi questa me l'ha regalata la mia amica Anna. Sempre lo stesso discorso, fuori fatta così con la calamitina sopra. Qui c'è scritto I'm so chic. Chic, sì. È tutta fatta nera, lucida, un po' trapuntata, molto imbottita, molto morbida come cover. E dentro il solito discorso alla la custodia, insomma, rigida, nera. Ultima cover che vi mostro, ed è anche penso l'ultima che ho comprato. Penso di sì. Ed è questa qui della Sardegna, sempre chiusa. La cosa bella di questa è che il dentro non è rigido ma è morbido, quindi anche qui fate pochissima fatica a toglierla e rimetterla.
Comunque questa semplice bianca con la bandiera della Sardegna, e poi la cosa che mi piace di più rispetto alle altre è che ha la calamitina di lato e non sopra, quindi è anche più comoda come cosa. E poi qui ha le taschine, ha due taschine per, non so, i biglietti dell'autobus, qualche spiccioline magari no, perché con la calamita rischiate magari di, non lo so, di sciupare il vetro del telefono, sempre meglio evitare. Quindi questa. Io penso di aver finito, ve lo fate vedere tutte. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, è un video velocissimo perché ho sempre paura di farli troppo lunghi. Io spero che le mie cover vi piacciono, fatemi sapere se c'è su vari siti oppure in qualche negozio qualche cover carina che mi potrebbe piacere. E niente, io vi mando un bacio, un grandissimo saluto, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!